Posso? Ciao mister. Ciao. Volevo un attimo parlare di una parola che usano tutti i tuoi ragazzi in tutte le interviste, libertà. L'ha detto Barella, l'ha detto Bastoni. Ci spieghi che cosa intendono e come e qual è la libertà che hai portato? Ma non lo so, io invece la parola che dico io è disponibilità, la disponibilità che l'intero gruppo, l'intera rosa ha dato a me e al mio staff, insomma, ci hanno dato grandissima disponibilità. Poi, insomma, stiamo giocando un ottimo calcio, stiamo ottenendo risultati molto molto soddisfacenti con l'obiettivo centrato degli ottavi di finale di Champions, che non era assolutamente scontato, e dobbiamo continuare così sapendo che il percorso è lungo e le insidie saranno tante. Prego. Ciao Simone, ciao. Buonasera. Senti, prima della partita con il Napoli avevi 7 punti sotto al Napoli, oggi sei momentaneamente 4 punti sulla seconda. Cos'è cambiato in 6 partite? Che hai vinto tutte e 6, cioè l'Inter ha fatto un miglioramento eccezionale. Sì, io penso che la squadra non si è abbattuta perché secondo me abbiamo giocato un ottimo calcio fin dall'inizio. Poi chiaramente, complice anche la Champions, abbiamo perso qualche punto, abbiamo pareggiato qualche partita di troppo, però abbiamo continuato a lavorare nel modo giusto, sapendo che avevamo 2 squadre davanti che in quel momento stavano tenendo un ritmo che mai nessuno aveva tenuto. Quindi sapevamo che qualche punto avrebbero potuto perderlo, non ci siamo persi d'animo e abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Altre domande? Prego. Salve, Alfonso Maria Vagliano del Mattino. Lei nell'estate del 2016 rischiò, tra virgolette, di sedersi su questa panchina. Che effetto le ha fatto vedere questa città in questo stato, in questa condizione? Come percepisce la condizione della Salernitana? Lei che conosce benissimo, per ovvi motivi, la situazione, insomma, vedere una società, o meglio una squadra senza società, con questo rischio che c'è di esclusione dal campionato, insomma, che idea si è fatto, lei che conosce molto bene questa situazione? Grazie. Ma io sinceramente ho trovato uno stadio, mi aspettavo meno gente, invece l'ho trovato uno stadio sempre caldo. È normale che è una brutta situazione di classifica, però penso che anche guardando la classifica dietro è corta, quindi la Salernitana secondo me ha tutto il tempo per potersi riprendere. Prego. E buonasera mister, Franco Esposito, Corriere dello Sport. Come spera che finisca Milan-Napoli? Milan-Napoli me la guarderò domani, sono due ottime squadre che si affronteranno e quindi me la gusterò. Insomma, io devo essere sincero che sugli altri risultati, sulle altre squadre le guardo perché mi piace tantissimo il calcio, ma pronostici, risultati guardo sempre in casa mia, che è la cosa migliore. Grazie. Grazie.